No, noi stiamo abbastanza bene, stiamo benissimo. Sappiamo la partita che andiamo a affrontare è abbastanza difficile, loro sono una buonissima squadra, dobbiamo avere rispetto, perché comunque hanno vinto contro Novara e Cagliari. E anche se comunque hanno assenze, come dice lei, importanti, comunque l'organico è abbastanza grande per loro. Quindi chiunque giocherà sono sicuro che comunque lo rimpiazzerà sicuramente nel miglior modo possibile. Noi stiamo bene, ci stiamo allenando benissimo e ce la metteremo tutta per fare una grande partita. No, sicuramente il Crotone ha fatto un gran campionato, abbiamo fatto veramente un bel campionato, ma la nostra forza è che ci alleniamo veramente, diamo il massimo negli allenamenti e pensiamo partita dopo partita. Ogni partita fa storia a sé. Ora c'è lo Spezia e penseremo allo Spezia. No, ma sicuramente lo conosciamo comunque il mister sta facendo bene e i giocatori veramente corrono tanto, quelli dello Spezia. Penso che la cosa più importante oggi quando giochi è proprio quella di correre e non fermarsi mai, lo stanno dimostrando. Noi siamo pronti a mettercela tutta per fare una grande partita. No, sì, sicuramente. Poi io comunque sono arrivato a gennaio e ho visto subito che la squadra andava a 2000, cioè correvano veramente, davano il massimo in allenamento, vedevo il prof come lavorava, il mister come lavorava e in effetti poi il sabato corriamo veramente tanto. Un gruppo fantastico, il mister lavora benissimo, i prof sono bravissimi e niente, cioè, diamo il massimo in allenamento e penso che sia sempre quello la cosa fondamentale. Io sono arrivato qua e io poi comunque sono anche un po' abbastanza timido, cioè non poi sono arrivato qui e niente, mi sono messo subito a disposizione del mister, ho creato subito un rapporto con i ragazzi e poi ho pensato solo ad allenarmi bene al massimo e dare il mio contributo fino alla fine del campionato.